presso la Dallara il 17 di marzo si sono ritrovati tutti i sindaci del Parmense per assistere all'illustrazione di una iniziativa portata avanti prevalentemente dagli industriali di Parma, ma non solo dagli industriali, che è Parma Io Ci Sto, che è in pratica un programma di rilancio di Parma e provincia sui settori che sono più confacenti alla nostra vocazione, quello agroalimentare, quello anche della solidarietà, della formazione professionale e del turismo, oltre che della cultura. È stata un'illustrazione efficace che mi è piaciuta. Io avrei piacere di intervenire in questo dibattito anche perché ho avuto modo il 17 febbraio di vedere un'iniziativa analoga portata avanti da un industriale di Cesena della Tecnogin che è riuscito in 5 anni facendo una fondazione cercando di emulare Adriano Olivetti e creare per tutta la Romagna la Valle del Benessere. Ero rimasto sorpreso proprio da questa illustrazione, da questa presentazione alla quale ho partecipato, che mi ero spinto nei giorni successivi, senza sapere dell'iniziativa Parma Io Ci Sto, invitare tutti i miei colleghi sindaci per affrontare i problemi di rilancio con dei progetti, con delle azioni in tutta la nostra provincia. Io credo che ci sia la necessità di un accordo, di un patto tra il merito e il bisogno. Noi abbiamo bisogno di tante cose, ci sono dei cittadini che hanno bisogno di tante cose, soprattutto di posti di lavoro, e ci sono delle persone che fanno gli industriali che quindi possono creare questi posti di lavoro. Credo che mai come adesso possiamo essere alleati, perché sono gli industriali, sono produttori veri di ricchezza e non di carta come tutto il mondo della finanza. Lo stesso mondo della finanza che danneggia anche questi imprenditori che vivono sulle tradizioni di Parma, sull'innovazione, su cose importanti. E quindi può esserci la necessità di un'alleanza tra coloro che vogliono continuare a produrre ricchezza per poi condividerla con tutta la popolazione. E questo credo che sia il compito della politica e quindi anche di noi sindaci, che dobbiamo supplire a una carenza politica notevole che c'è e che quindi a livello nazionale, che quindi si potrebbe cercare di ovviare in provincia di Parma. La provincia di Parma, proprio volendo quasi copiare Cesena vive sul motto Cesena e la Romagna, la Valle del Benessere, dicendo che le persone, se si muovono, se hanno un comportamento corretto, se fanno appunto movimento, possono ridurre le spese sanitarie, e quindi c'è tutta la Romagna unita per raggiungere questo obiettivo. Per stare bene di salute, oltre al movimento, oltre all'attività fisica, credo che l'altro aspetto veramente molto importante sia quello del cibo. Quindi noi in provincia di Parma abbiamo cultura, tradizioni, industrie che possono veramente migliorare, diventare una scuola a cielo aperto per tutto il mondo, se sapremo salvaguardare le nostre tradizioni, le nostre differenze, e quindi in questo può essere molto importante l'azione di un sindaco, quindi l'azione dei singoli comuni. Io ho accettato ben volentieri, se è possibile collaborare, è un'azione che mi interessa molto e sarebbe bello a livello corale in provincia di Parma, tutti insieme per raggiungere lo stesso obiettivo che è già stato coronato con il riconoscimento UNESCO per la città di Parma, ma anche con il riconoscimento UNESCO di Berceto e di altri comuni, proprio per queste tradizioni, per questa nomea sul cibo, che è sempre più interessante e sempre più ricercata dalle persone benestanti del mondo. E quindi noi possiamo diventare veramente una scuola, sia a livello culturale legata al cibo, sia a livello anche di cucina, sempre ovviamente legata al cibo, che di produzione e di buone pratiche agricole.